Ancora una sconfitta, ancora uno stop casalingo per lo Scordia che in questa stagione non riesce a sfatare il tabù Binanti, un Binanti ancora una volta purtroppo vuoto, senza pubblico per decisione della prefettura e quindi partita contro la Frattese che si è giocata a porte chiuse. Partita persa dagli Scordiensi per 3-1, Scordia che non è mai entrato in gara, che ha regalato, come è avvenuto anche a Vibo, il primo tempo agli avversari, ma che poi in 10 contro 11 non è riuscito a recuperare. È un'altra partita che ci vede sconfitti, è un momento delicato, è un momento di difficoltà, è inutile negarlo. Sono io il primo responsabile di questo momento negativo, mi assumo tutte le responsabilità, però sono certo che abbiamo qualità per venire fuori da questo momento non brillante. Lo Scordia nei primi minuti prova ad aggredire la Frattese di Liquidato, che invece decide di puntare sul contropiede. Tattica azzeccata, perché lo Scordia non punge e gli ospiti invece riescono ad essere cinici. La prima occasione, infatti, è per gli avversari. Sulla ribattuta di un calcio d'angolo ci prova Celiento, ma Pandolfo respinge con i piedi. Sintomi di una pressione in aumento della Frattese che porta al vantaggio dei campani. Marotta viene servito in area di rigore, controlla, si alza il pallone e calcia di sinistro battendo Pandolfo. Nero stellato in vantaggio e Scordia costretto a inseguire a causa dell'ennesima amnesia difensiva. Lo Scordia non riesce a reagire, la Frattese passa ancora. Azione personale di Longo che con un tiro cross velenoso inganna tutta la difesa scordiense e batte Pandolfo per la seconda volta. Notte fonda per lo Scordia che in difesa mostra ancora dei limiti. La reazione, anche in questo caso, non c'è. Il primo tempo scivola via con la Frattese in pieno controllo della partita. Prima dell'intervallo, altra occasione per gli ospiti. Marotta serve Longo in area, ma il tiro dell'attaccante è respinto da Pandolfo. In avvio di ripresa, Serafino inserisce Pirrotta al posto di Russo e D'Agosta al posto di Caci. Non cambia molto perché lo Scordia continua a perdersi negli ultimi 20 metri, nonostante sia la squadra di Serafino a tenere il pallino del gioco. Un gioco però sterile, che si affida soprattutto alla classe di Giorgio Corona. Come se non bastasse, anche le decisioni arbitrali non aiutano lo Scordia. Sardo si fa ammonire per la seconda volta e viene espulso. In inferiorità numerica per lo Scordia diventa difficilissimo e Serafino sostituisce anche Corona con Bonaventura. Pandolfo salva il 3-0 su Vaccaro, tutto solo in area di rigore, dopo un altro sbarione difensivo. Il portiere scordiense però, 7 minuti dopo, non può nulla sul colpo di testa di Nocerino, che finisce in rete e che regala il 3-0 alla Frattese. Partita in cassaforte per i nerostellati, che portano a casa 3 punti d'oro per la classifica. Inutile il gol della bandiera realizzato da D'Agosta nei minuti finali con un tiro cross che ha battuto il portiere Rinaldi. Gol dello Scordia in pratica il primo tiro in porta della partita. Rete che serve a poco se non a mettere un po' di sale ad una gara mai cominciata. Allora, io sono del pensiero di una cosa fondamentale. Noi fino ad oggi abbiamo incontrato le migliori squadre che sono in Serie D, cioè quelli che hanno una classifica importante. E quindi già sapevamo delle difficoltà che potevamo avere. Nonostante tutto, qualche partita non l'abbiamo meritata di perderla, e soprattutto dobbiamo mettere in conto che abbiamo una squadra che è interamente nuova e piano piano stiamo cercando di trovare gli equilibri. Lo Scordia che domenica andrà a Gragnano dovrà rimboccarsi le maniche e lavorare sodo in vista dei prossimi impegni. Un altro passo falso, infatti, potrebbe far risucchiare la squadra di Serafino nelle zone calde della classifica.